Apriamo oggi questa nostra riflessione ulteriore, questo nostro cammino che durerà per un po' di tempo sulla felicità, con alcune riflessioni di Omar Falworth, che Emiliano Antenucci, diciamo, premette proprio al suo testo, di cui vi abbiamo detto qualcosa ieri, come una sorta di apripista. Chi è Omar Falworth? È uno scrittore di cui si sa ben poco, perché lui stesso non vuole che si sappia nulla di se stesso, ma si sa che è un grande maestro di saggezza che aiuta tante persone a recuperare e a conquistare il proprio benessere, diciamo così, psicologico, interiore. In un certo senso li aiuta a imboccare la strada della felicità. Non so se Omar Falworth sia credente o non credente, ma certamente quello che scrive, e che tra poco vi leggerò, mi trova piuttosto concorde. A proposito di felicità, scrive: tutti la cercano, ma pochi la trovano. Tantissimi l'hanno già, ma non si accorgono di averla. Tanti si accorgono di averla avuta, quando ormai non l'hanno più. Moltissimi sono convinti che la felicità dipenda dal denaro. Molti la confondono con la serenità o l'euforia dei momenti migliori. I materialisti credono sia il piacere. I romantici pensano sia l'amore. Gli ammalati dicono che è la salute. Io dico che è la vita. Chi si è trovato sul punto di morire e non è morto è felice. Perché? Perché vive. E mi sembrano riflessioni giuste, riflessioni concrete, vere, autentiche. Perché la felicità non è una parte o un qualcosa della nostra vita, e quindi per chi crede nel denaro e l'avere soldi, per chi invece crede nella platealità, nel protagonismo, quindi nel successo, per chi è malato e mai crede che è nella salute, oppure per chi è romantico, come dice lui, è nell'amore. No, la felicità è la vita. Ed ecco qui il discorso cristiano, che Dio ci ha donato, ci ha creati per la felicità, per essere felici, che Dio si è incarnato nel Figlio e il Figlio con la sua morte e risurrezione ci ha donato e ridonato meglio la felicità, e donandoci il Vangelo, la bella notizia, ci ha indicato la via per essere felici. Quindi la felicità è la vita. E qui il nostro autore, Omar Falworth, fa l'esempio, dice: una persona che stava per morire, che è scampato alla morte e che quindi ha visto cos'è la vita in un certo senso e cos'è la morte, quella persona è felice. Perché? Perché vive. Quindi il fatto di vivere, di respirare, è già felicità. Il fatto di essere, di vivere il dolore, ma respirare, vivere, è già felicità. Il fatto di essere, per esempio, ammalati, di non avere più le facoltà mentali, o meglio, di essere, come qualcuno dice, tra virgolette, un vegetale, questa non è la mia definizione, però il fatto che io respiro, il fatto che semmai tutto il mio corpo è immobilizzato, ma io respiro, io vivo, io sono felice. Ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!